Risultato positivo al Covid-19 ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Milano. Un medico di 45 anni, originario della provincia di Reggio Calabria, ma residente a Milano, è stato denunciato dagli agenti della polizia di frontiera aerea nell'aeroporto di Lamezia Terme per aver violato le norme sanitarie in materia di pandemia e per aver fornito false dichiarazioni alle pubbliche autorità. L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha avviato il percorso terapeutico degli anticorpi monoclonali su 3 pazienti risultati ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19. Il primo paziente è stato preso in carico giorno 1 maggio, il secondo nella giornata di ieri, il terzo stamattina. Si tratta di soggetti positivi selezionati dai medici USCA, unità speciali di continuità assistenziale, che presentavano sintomi lievi o moderati di Covid-19 con particolari fattori di rischio, così come previsto dalle indicazioni AIFA. Le persone risultate positive oggi in Calabria al coronavirus sono 228 in più rispetto a ieri, lo comunica il Dipartimento della Salute della Regione Calabria. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 120. Come preannunciato dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce alle famiglie interessate, da questa mattina è ripreso il trasporto scolastico. Lo comunica l'assessore alla pubblica istruzione Rachele Via. L'amministrazione, come aveva anticipato il primo cittadino nel corso degli incontri con le famiglie, ai quali ha partecipato la stessa assessore Via, ha voluto comunque assicurare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale, dopo che la precedente gara indetta dell'ente era andata deserta.